cazzo non vedo più.
Signore e signori, buon pomeriggio. Siamo giunti qua al passatempo, al Memorial Dario Mantovani. Siamo giunti agli spareggi e uno spareggio di tutto lustro è tra Daniel Destino e Giuseppe Perucchetti. Giuseppe Perucchetti, master, proveniente da Brescia, ma tesserato in quel di Bergamo, e Daniel Destino, seconda categoria, ma tutti ben sanno che si è già prodigato e diciamo che ha tutto fuori che del seconda categoria, avendo già vinto una gara Grand Prix e essendo negli ultimi anni partecipe di un paio di finali, un paio di semifinali. Ricordiamo che sui biliardi con buchi è uno degli astri nascenti, anzi neanche tanto nascente perché è già confermato da un po' di anni. Quindi sfida tutta da vedere, siamo agli spareggi per entrare agli ottavi. Ricordiamo prima bocciata da parte di Perucchetti. Nulla di fatto, e quindi ora buon punto da parte di Perucchetti e Destino. Si presta a giocare la sua seconda biglia contro le tre giocate da Perucchetti per mantenere le due biglie di vantaggio. Ricordiamo così a prima vista altri spareggi. Qua di fianco, come potete vedere, una gotta del biliardo, che è Angelo Corbetta contro un beniamino di casa, Fiorenzo Concetti. Sullo sfondo potete notare un altro spareggio di tutto lustro, di grandi calci e rimesse tra Cassera Bergamo e Marco Merloni. Sul biliardo 4 un altro bergamasco contro Babini, Leonardo Daminelli, vincente contro un certo, niente po' di meno che Salvatore Lotito. Naturalmente noi daremo un po' di aggiornamenti, ma la partita di cartello di questi spareggi sono la nostra che stiamo inquadrando e quella sullo sfondo tra Cassera Merloni. Attenzione. Calcio ad aprire il gioco da parte di Destino che potrebbe marcare 5 punti. Andiamo a seguire sul punteggio di 0-3. Per Concetti, il secondo pallino, vediamo, questa volta è buono. Filotto di seconda. La biglia d'avanzo Destino non raccoglie punti doppi, ma raccoglie i 5 punti di marcatura. Ricordiamo che stiamo assistendo a una gara nazionale qui in via Procaccini, Milano, in quel del passatempo. È ottima bocciata di Destino. Ricordiamo Perucchetti Giuseppe Master Bergamo, anche se lui di provenienza è bresciano, e Daniel Destino da Bologna, astro nascente sui biliardi internazionali, mentre già molto affermato su biliardi con buche. Punteggio 13-0 per il giovane Daniel Destino. Buona, anche se leggermente lunga, non avrà vita difficile Perucchetti a trovare la marcatura del punto, però ricordiamo che questo pomeriggio ci sono
altre telecamere. Ricordiamo il canale YouTube di Massimo Berselli, che nella fattispecie sta riprendendo la partita tra Fiorenzo Concetti e Angelo Corbetta, e poi naturalmente in arrivo dei quarti di finale e semifinali avremo l'onore di avere al nostro supporto tecnico Massimo Berselli. Sotto calcio di Daniel Destino, entra poco e alza il pallino, vediamo, probabilmente non raccoglie la marcatura del punto e quindi si complica un po' la vita, lasciando due biglie d'avanzo a un certo Giuseppe Perrucchetti, che sappiamo che a certi livelli le biglie d'avanzo non possono pesare molto. Vediamo se deciderà di spingere il pallino e ingabbiarlo nelle sue due, oppure intenzionato un tiro di braccio, arrivando lui da un gioco delle buche dove il tiro di braccio la fa da padrone. Sappiamo che potrebbe addirittura andare a tirare di braccio. Vediamo, un tiro morbido, molto bene, effettuato molto bene, addirittura raccoglie 8 punti, bravissimo il giovane Destino, però lascia pericolosamente il pallino nel riquadro superiore e quindi a questo punto Perrucchetti cercherà un retro al pallino sul punteggio di 21 Destino, 0 Perrucchetti, con la possibilità di fare gli 8 di colore, ma addirittura di fare due tiri di calcio, il primo ad abbassare il pallino. Vediamo, la gioca di braccio addirittura e vediamo, raccoglie un nulla di fatto, probabilmente un tiro di striscio era più consono, lasciando il pallino sotto il castello e puntando agli 8 di colore, così si dovrà accontentare del punto. Scelta discutibile, però non siamo di certo noi a un punto raccolto, una ghiotta occasione sciupata per il master Perrucchetti. Altro brutto tiro da parte di Perrucchetti, che raccoglie ancora 1-0. Non partita benissimo. Scusate la ripetizione, l'incontro di Giuseppe Perrucchetti, che raccoglie un 2-0. Quindi il punteggio resta bloccato sul 21-1 a favore dell'Emiliano. È ancora un buon punto, non impossibile da fare per il bresciano. No. È un grande cambio biglia senza raccogliere il primo. Attenzione, perché sul biliardo 4 c'è una giocata di svolta. Corbetta ha esaurito, aiuto da una situazione di favore. Concetti trova una situazione difficile, che con 3 biglie di vantaggio va a bere un 16 e Corbetta, nonostante l'errore, però noi ci concentriamo sulla nostra partita. Altra esecuzione di Giuseppe Perrucchetti, che entra trova probabilmente la marcatura del punto. Passa.
insulti, non raccoglie nemmeno il punto, quindi cerca l'attacco alla biglia dell'avversario. Attenzione perché resta in piedi e riesce nell'intento di colpire la biglia, ma non a raccogliere punti doppi, quindi lascia due biglie di vantaggio al suo avversario sul punteggio di 21-1, mentre vedete che Destino sta misurando, sta prendendo le misure del caso per cercare un cambio biglia per poi puntare gli 8 di colore, ma la cosa che a lui servirebbe di più è un calcio mandando la rossa. Parte il calcio, sembra indirizzato bene, questa volta è troppo in piedi. Probabilmente si accontenterà dei 5 di colore, a meno che non rischi di alzare ulteriormente la biglia rossa nel riquadro sottostante alla vostra sinistra per fare gli 8. Ricordiamo che questa gara è il Memorial Dario Mantovani, il compianto Dario, giocatore strepitoso venuto a mancare poco tempo fa. Ha visto partecipare 180 giocatori. Una gara open di tutte le categorie, ricordiamo una forte presenza anche dall'Emilia Romagna con circa oltre 20, quasi 30 giocatori. Come potete vedere sullo sfondo Merloni, Destino inquadrato, Destino ancora 4 punti, Corbetta, anche Rosa, ricordiamo, ha passato i gironi eliminatori, quindi una folta presenza in memoria del compianto Mantovani, una persona appassionatissima, un ottimissimo livello di un giocatore conosciuto in parte nell'Italia per la sua passione. Una 4 sponde ad effetto a risalire sul bersaglio del pallino, vediamo se riesce nell'intento, sembra larga, biliardi nuovi, allarga molto la sponda lunga, quindi attenzione, questa volta chiude di più l'angolo, carica di più l'effetto, forse anche troppo, però riesce nel suo intento di cambiare biglia. Destino però lascia due biglie nelle mani del proprio avversario. Che la sala è piena, come potete finite le biglie per Destino, ora una ghiotta occasione per recuperare sul punteggio di 28-1 per Giuseppe Perucchetti. C'è un cambio biglie.
Un cambio biglia buono. E trova già la marcatura del punto, quindi con la biglia d'avanzo potrebbe cercare un retro. Sembra intenzionato a pizzicare la biglia bianca, una giocata che ha nelle corde Giuseppe Perucchetti, cercando di indirizzare, anzi no, prende troppo pieno e raccoglie due biglie che valgono 3 punti, portando il punteggio a 4. 28-4 e altro pallino nelle mani di Giuseppe Perucchetti, che urge alzare la media del tiro, che per ora è 2 tiri, 0 punti. Vediamo se riesce ad indirizzare questa volta il pallino nel cuore del castello. Sembra migliore questa volta e raccoglie probabilmente un filotto di seconda passata. Accorcia il tiro Giuseppe Perucchetti, forse anche un po' troppo. Quindi 8 punti per Giuseppe Perucchetti, che porta il suo punteggio a 12 contro i 28 di destino, ma lasciando pericolosamente il pallino sopra la fila. Attenzione che gioca un retro e entra troppo Daniel Destino, sciupa il vantaggio biglie, è una ghiotta occasione per raccogliere punti doppi. Mentre sul biliardo 5, quello che potete vedere sul canale YouTube di Berselli, corbetta macina 10 su 10, stavolta sembra migliore la giocata e entra ancora leggermente troppo, raccoglie 4 punti destino e 32-12 più 20 per destino. Ricordiamo il punteggio, corbetta 50 concetti. 20 più 30 da parte del Forlivese contro il Milanese. Quando avremo modo di vedere altri, vediamo. Perucchetti sembra intenzionato a un calcettino morbido al pallino per far finire la corsa del pallino sull'ometto rosso. Vediamo se riuscirà nel suo intento. Ricordo, anzi no, sembra controllata la spinta, quindi gioca in copertura. Attenzione perché entra leggermente troppo e non copre, addirittura lascia uno striscio a tutto biliardo cercando di accompagnare. Ah, però entra troppo, vediamo. Entra troppo, c'è un cambio biglia lasciando una ghiotta occasione ora per Rupert. Decisione se giocare una biglia di taglio corta corta oppure una due sponde, opta per le due sponde, entra troppo anche lui, vediamo. Non raccoglie punti doppi, entra troppo ma trova la marcatura del punto, lasciando ancora il pallino in zona castello, mentre Corbetta Angelo sciupa tutto il suo vantaggio biglie, bevendo addirittura un 16.
vedo che con buona gratitudine da parte mia che svolgo questo lavoro pensando di fare un ottimo servizio per voi a casa, che siete già quasi 200 collegati alle 3:30 di domenica per una partita di assoluto cartello tra Daniel Destino e Giuseppe Perucchetti, nonostante vi siano altre riprese, nella fattispecie quella del amico Massimo Berselli che sul suo canale sta riprendendo una partita tra Angelo Corbetta e Fiorenzo Concetti sul punteggio di 50 Corbetta, 43 Concetti, mentre noi ci godiamo questo spareggio. Attenzione che parte l'attacco. È troppo corta la biglia di Perucchetti, era indirizzata benissimo, ma è troppo corta che con una spinta maggiore avrebbe potuto fare 16 e punto, invece così raccoglie 4 punti, ma forse perde la marcatura del punto. La marcatura del punto è importantissima contro un Daniel Destino che ha una media strepitosa all'acchito. Ottima giocata, qualora avesse giocato 10 centimetri più lungo avrebbe raccolto un bottino pieno. È un po' di esitazione questa volta il master Perucchetti l'ha avuta, e per fortuna sua, scusate un po' il campanilismo essendo tesserato nella mia provincia, con tutto il rispetto dell'astro nascente Daniel Destino, noi come canale essendo bergamaschi facciamo un po' il tifo per il nostro Giuseppe Perucchetti. Buon accosto di Perucchetti. Ricordiamo il punteggio perché il tabellone viene nascosto sulla parte destra. 33 per l'Emiliano Daniel Destino, campione assoluto, nessuno lo nega, e 16 per Giuseppe Perucchetti. Ecco un accosto degno del suo nome. Buonissimo. Vediamo se con la calata riuscirà, però forse è lunga. E vediamo, riesce a trovare la marcatura del punto, è bravissimo. Buonissimo accosto da parte di Perucchetti, millimetrico, che va a mettere due biglie rosse vicino al pallino. Vediamo cosa estrarrà dal cilindro il giovane Destino.
mentre nell'altra sfida sullo sfondo, altra sfida di cartello tra Marco Merloni e Gianluca Cassera, Bergamasco vede il Bergamasco Gianluca Cassera in vantaggio 72-52 nel forlivese Merloni. Gioca una biglia di rottura cercando di scaricare tutte le biglie rosse, vediamo cosa ne sa. Esce una sorta di carambola che fa raccogliere due biglie che valgono 3 punti, 36-16 più 20 per il giovane Daniel Destino. Ottimo bocciatore Destino, non si lascia sfuggire l'occasione per allungare da più 20 a più 30, 46-16. Giocata di attenzione. Comunque ottimo accostatore questo Destino che sembra entrare troppo, vediamo se c'è. In questi casi o si gioca uno o l'altro, se si pizzicano tutte e due si rischia di non trovare la marcatura e questo è avvenuto. Dichiarato bianco il punto da parte dell'arbitro. Stavolta è un buon accosto di Giuseppe Perchetti, anche se resta leggermente largo, quindi per un thank you.
raccoglie probabilmente un punto. Sembrerebbe uno dalla nostra prospettiva. Mentre andiamo a vedere sul punteggio di 62 a 51 per Corbetta, fare l'ometto di testa e raccogliere due punti con la tipica bocciata corta. Ed ora andiamo a seguire ancora. E niente, vediamo se rientra. E ahimè, sfiora tutti gli ometti, due a cadere sono la testa e la coda, ma il cuore resta in piedi, comunque poco male. 53-16, partita tutta in salita d'ora in poi da parte di Giuseppe Perucchetti. Mentre ci aggiornano sul punteggio di Cassera Merloni, 62 Merloni, 83 Cassera. Ottima sfida anche quella. Calcolando che sono partite tutte nello stesso momento e hanno tutte più o meno metà, là sono già quasi addirittura d'arrivo. Penso che sia stata una partita spettacolare. Ottima terza biglia da parte di Perucchetti. Buona boccia, ma non del tutto coperta da parte di Destino, che potrebbe lasciare anche spazio ad un attacco da parte di Perucchetti. Invece no, decide di alzare quel poco il pallino per raccogliere i tre punti di colore. Vediamo che non entri troppo. Attenzione, questa volta sì. Contenta del punto. Mentre un altro aggiornamento della partita di Concetti con un 10 appena fatto, 62 Concetti, 64 Corbetta. Tutte partite ancora in bilico, appena abbiamo altri aggiornamenti. E ancora un brutto tiro, raccoglie due punti, tre tiri. Thank you.
ottimo accosto da parte di Daniel Destino, che va in copertura assoluta 53-19. Buono, non stretto il punto, ma l'importante è non perdere biglie d'avanzo. Indirizzata molto bene, vediamo. Buona anche la forza, ottimo punto da parte del giovane Destino, che praticamente non sta sbagliando nulla contro. Risponde a tutto biliardo a risalire, è buonissima anche questa biglia da parte di Perocchetti, due giocatori che fanno dell'accosto il loro punto di forza, anche se per arrivare a questi livelli sappiamo che bisogna essere completi. Destino nel tiro è un cecchino e Perocchetti nelle biglie d'avanza non è tanto meno. Purtroppo oggi il tiro di Giuseppe Perocchetti non è dei migliori, mentre Corbetta sul punteggio di 75-62 a suo favore fa un 12 di bocciata, quindi porta il suo punteggio 87-62 contro il milanese Fiorenzo Concetti. Vediamo, dopo le prove del caso, gioca un'altra sponda a risalire a mezzo biliardo, vediamo se riesce a impattare bene. Non trova l'impatto come dice lui, infatti non procura niente di buono lasciando il pallino nelle mani del suo avversario al punteggio di 20-53 ed ora Perocchetti dovrà ritrovare se stesso e trovare la bocciata dei tempi migliori. Mentre voi a casa avete passato il 200 solo per uno spareggio, quindi si presta una giornata. Ancora un tiro non dei migliori, due punti, 22-53. Stavo dicendo che avete passato i 200 nonostante altri. Attenzione perché il pallino sviene, c'ha una strana calata e raccoglie 10 punti, quindi 30-53, meno 23. Partita riaperta sul biliardo 6 tra il master Perocchetti e Daniel Destino, l'emiliano, l'astro nascente che nelle ultime, attenzione, me la gioca addirittura subito un affondo al castello, vediamo, buona la spinta, fortuna sua che resta non buono. Mentre aggiorniamo un po' i punteggi, sul biliardo 4 Babini 71, Daminelli 77, sul biliardo 5 87, Corbetta 62, Concetti
mentre sul biliardo 8, 86 cassiera, 70 merlone. Questa qua è una giocata degna della nomea di Giuseppe Perucchetti, che indietro 23 punti raccoglie di pallino pulito un 12 punti, e come avete sentito alle mie spalle gli applausi sono tutti meritati. Attenzione, che sembra intenzionato ad abbassare il pallino cercando di farlo passare in quello che in gergo si chiama castello. Non riesce, prende troppo pieno, e vediamo se trova la marcatura del punto, anzi no. Qualora avesse sfinato la corsa della sua biglia, sarebbe stata più efficace. Vediamo, perché resta scoperto ad un attacco e quanto pare destino. Sembra intenzionato ad un attacco, avrebbe anche la bianca di guida qualora entrasse troppo, che potrebbe indirizzarla. Vediamo, parte l'attacco, è indirizzata molto bene e a 12 chiama, 12 risponde. Daniel Destino questa volta risponde 65-42. Vediamo, probabilmente sembra intenzionato a un tiro di Goriziano da parte di Perucchetti, visto che il punto ormai lo dà per scontato perso. Questa volta mi sa che perde gli 8 di colore. Vediamo se Destino saprà accontentarsi. Mentre c'è un primo vincitore di spareggio, e niente po' di meno che Angelo Corbetta, vincitore nei confronti di Fiorenzo Concetti. Attenzione, perché ancora un buon tiro, vediamo. 4 punti, non c'è rientro. 77-42, 35 punti per Perucchetti da recuperare. Mentre facciamo un primo match point per Daminelli sul punteggio di 90 Daminelli, 71 Babini. Vediamo se saprà chiudere. Primo match ball, vediamo se sfruttato c'è. Attenzione, passaggio in mezzo del pallino e raccoglie un nulla di fatto. Ottimo il tiro, e non così buona la presenza. Mentre sul biliardo 8, 86 cassera, 69 merloni. Vediamo. Mentre ci aggiornano che un altro che raggiunge gli ottavi è Emiliani Massimo, che ha vinto lo spareggio contro Massola. Quindi i primi due vincitori di spareggi sono Massimo Emiliani Pavia e Angelo Corbetta Forlì Cesena. Attenzione, perché sembra intenzionato a un calcio Destino sul punteggio di 77-42. Vediamo. Giocatore non conservatore, ma che fa anche dello spettacolo il suo punto di forza. Attenzione. E entra poco, non riesce nell'intento di trovare punti doppi e posizionando pericolosamente la sua biglia sopra castello.
mentre conserva la propria biglia di vantaggio per Rocchetti, andando un biliardo che cala molto verso il centro. Vediamo che questa volta non rischia nulla, decide di non perdere la biglia di vantaggio, avendo una propria biglia sopra il castello, quindi decide di andare a trovare la marcatura del punto e quindi costringere Perucchetti ad andare all'accosto, un accosto non facilissimo quando ci si trova. Sembra indirizzata bene, attenzione alla forza, perché questi biliardi sono di ghiaccio. Benissimo, benissimo, benissimo. Un punto 43, 77, 34 punti da gestire per il destino. Ricordiamo che oggi la bocciata del Master non è delle migliori. Vediamo cosa intende fare. E questa volta trova la via del castello, ma raccoglie solo 4 punti. Mentre sul biliardo 4, dopo aver mancato il primo match point, Daminelli si trova a 90 a 89 in vantaggio. Quanto ha fatto un 10 ora Babini? 89 Babini, 90 Daminelli. È ancora un'ottima copertura da parte di Destino, che ha tutte le qualità e anche l'accosto. Mentre ci aggiornano sul punteggio del biliardo 8, Cassera 89, 69 Merloni. Viene richiesta la misurazione dell'arbitro. Nel frattempo noi andiamo a, come potete vedere su quel biliardo che ora vi sto indicando, 90 Daminelli, 89 Babini, vantaggio biglie da parte di Daminelli, però gioco tutto sopra il castello, quindi urge per Daminelli cercare di abbassare quel pallino. Mentre vediamo che ora tenta un tiro di taglio a candela ad abbassare il pallino, anzi no, gioca di prima ad abbassare il pallino, però ahimè resta con la sua biglia buona. Ora vediamo se Babini deciderà un attacco della rossa oppure chiudere il punto. Vediamo. Decide per un punto sul punteggio di 79. Mentre viene dichiarato bianco il punto dall'arbitro qui sulla nostra partita, vediamo. Seguiamo l'attacco, penso che mentre
quindi cerca un attacco della biglia bianca, prende il pallino, lo mette in posizione superiore, potrebbe essere la svolta della partita, in quanto ha la possibilità Babini di fare un 12 piuttosto che avere la possibilità a sto punto di avere un punto facile da Minelli. Vediamo cosa intende fare. Ricordiamo che con 12 deve scendere il rosso oppure tre birilli bianchi. Mentre Destino gioca un retro rovesciato facendo 16 punti e portando il suo punteggio a 93, pensa che vediamo un match point fallito anche per Babini, ed ora Damianelli potrebbe addirittura uscire in quanto il pallino è nella stessa posizione. Qua ricordiamo che il punteggio è 93 Destino e 47 per Rocchetti, quindi ora l'interesse è tutto sul finale. Vediamo due match point consecutivi da parte di Damianelli, quindi il primo è il calcettino di lunga corta sul pallino, vediamo se raccoglie punti doppi. È troppo morbido, raccoglie tre punti e quindi va a bocciare per il terzo match point della sua partita, 93-89. Attenzione, perché qua ormai match point per Damianelli, 93-89, e c'è il filotto e anche Destino un sottocalcio e va a vincere la partita nello stessa frazione di secondo Damianelli. Quindi nella stessa frazione di secondo ci sono i tre finalisti: Damianelli Bergamo, Cassera Bergamo e Destino Bologna. E ora chiudiamo e tra poco per le finalissime. Grazie a tutti, a tra poco, manderò tutti i link del caso e ci vedremo tra poco. Ricordiamo che siamo sia io che il canale YouTube di Massimo Berselli per queste finali. A tra poco.